Hello my friend, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi state un po' con me tutta la giornata. Sono appena arrivata con 2 minuti d'anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi mi sento tipo Fast and Furious in questo momento. Avete presente quel meme? Vabbè. E quindi sono arrivata perché oggi ho l'osteopata dopo 2 mesi che non ci vediamo. È la prima volta che non ci vediamo per così tanto, quindi sono curiosa di sapere come mi sta trovando. Sto andando da lui da marzo e mi ha veramente svoltato la vita, quindi ecco, spero che continuerà a farlo. Vado al mio appuntamento, ci vediamo dopo. Bacioni. Sono tornata adesso dall'osteopata, sessione è andata benissimo, però mi devo rimettere a sesto perché con le mascherine per farmi riallineare i denti, probabilmente ci potrebbe essere uno scompenso nel resto del mio corpo, quindi va tenuto monitorato. Mi sono appena accorta che nel video precedente che ho pubblicato su YouTube non avevo connesso un cavo che permetteva appunto da questo microfono di far passare l'audio in camera. E quindi l'ultimo video è stato registrato con questo attaccato acceso e tutto quanto, quello attaccato acceso e tutto quanto, ma con l'audio della camera, perché non ho collegato la camera e il trasmettitore, quindi fa molto ridere questa cosa e l'ho appena realizzato. Adesso mi vado a fare uno spuntino, anche se sono le 12:25 e a brevissimo mangerò, ma ho molta fame. Quindi andiamo a prepararci uno spuntino. Ho comprato un porta pasticche con tutti i giorni della settimana scritti, diviso tra mattina e pomeriggio, ma quello in realtà non mi serviva, perché sennò mi dimentico di prendere le pastiglie, cioè mi dimentico tutto, integratori, tutto. Spero che questo mi dia una mano in qualche modo a stare sul pezzo. Ho provato anche applicazioni. Dio, che bella luce! Facciamo diventare l'anteprima. Va bene. Ho provato anche applicazioni, eccetera, c'è cioè quella sull'iPhone integrata di salute, ma non gli sto dietro, non riesco proprio a starli sul pezzo. Invece qua arrivo e dico, l'hai già presa o non l'hai già presa? Cioè, qua se la prendi e non lo scrivi da nessuna parte, lo vedi che l'hai presa perché non c'è più niente dentro. Quindi makes more sense for me. Poi ho comprato un colino con il tessuto, perché quando faccio i centrifugati mi dà molto fastidio che ci siano i pezzettini di verdura, frutta dentro. Lo vorrei, cioè, a succo, a mo' di acqua. E poi ho comprato un colorante per i vestiti, perché per un progetto mi servivano dei pantaloni di un certo colore, e ovviamente quel colore assolutamente non è uno dei colori che io indosserei mai nella vita, e quindi lo voglio colorare di nero, che quantomeno, almeno, quantomeno, almeno, quantomeno lo posso utilizzare. Quindi la nostra merenda consiste in... Ah no, mi sono illusa. Questo è lo spuntino del pomeriggio. Adesso posso mangiare solo un frutto. Vabbè dai, ce la posso fare. Convinta, totale, convinta che fosse... Ah, che fosse lo spuntino quello giusto. Vabbè, allora rimetto via il mio yogurt. Andiamo a fare oggi pomeriggio. Mi mangio questa metà pesca e qualche acino d'uva per poi andare a cucinare il reale pranzo, che sto morendo di fame. Allora, uffa, che tristezza. Mi dispiace così tanto non poter mangiare adesso quello che volevo mangiare. Vabbè, mi accontento della frutta. Ci accontentiamo e non ci lamentiamo. È freddissima. I'm so hungry. Allora, giovedì faccio le analisi del sangue perché devo controllare alcuni veluri. In teoria, se la ferritina è bassa, allora non posso più bere un caffè vicino a degli alimenti ora. Siccome ancora io non ho questo valore, mi sto a fare caffè, perché è buono.
Adoro. Poi mi hanno regalato questo caffè che è spaziale e ha questo retrogusto avvolgente di nozzola. Wow, è un caffè senza zucchero, un caffè americano mischiato con un pochino di latte di soia. Sto seguendo una dieta. E questa è la mia Bibbia. Hai fame? Anche io. Vado a scegliere il mio pranzo. Tu che ti mangi? Le porpette. I porpette. Io non le posso mangiare le porpette. Ho proprio voglia di pasta. Quindi mi andrò a fare della pasta. Ma io vorrei una pasta cici che inglobasse tutto quello che mi posso mangiare quest'oggi. Quindi mi farei pasta ceci. C'è tipo verdura a casa dentro la pasta. Zucchine, broccolo tagliato così. Zucchina, melanzana, pomodoro. Bello. Signori, pranzo di oggi è pasta con melanzane, pomodori, zucchine, più dei ceci fatti con la mia friggitrice d'aria che diventano croccanti. Nella ricetta c'è scritto 20 minuti e io già mi sono rotta il cazzo. Ragazzi, ma che bella luce c'è oggi, ma è meravigliosa. C'è una luce favolosa. Andiamo a cucinare. La mia air fryer è della Philips, è totale. Mamma mia. Dai, andiamo a cucinare, almeno ve l'ho detto. Io sono contenta di far la dieta. Un po' meno quando ci sono questi così buoni da mangiare. Vai all'opera che c'ho fame. Quindi uno, ma sono croccanti. Due, tre, giusto? Saranno... Ma niente, ok. Uno, due, tre, sono no, cucchiaini. L'ho fatto veloce. Cucchiaini. Forse ho messo un po' troppa paprika. Il soffritto congelato, vero? Sulla ricetta c'è scritto 160 gradi, io la metterò a 180 per seguire la ricetta, come al mio solito. Allora, qua abbiamo la nostra caponatina di verdure miste. Vediamo come stanno venendo i ceci. Direi che vanno bene. Famoso stastaggio, va. Oh. Spaziali. Molto buoni, infatti, così. Bellissimi! È pronta, è stupenda, super colorata, super gustosa e vado a mangiare adesso. Post pranzo abbastanza angosciante, sono stata tipo un'ora morta, mi sono ripresa, un momentica del cane. Proprio a pochi centimetri da questa inquadratura, quindi dalla parte bassa di questa inquadratura, c'è l'inferno. Percepirete il mio disagio di queste settimane, perché la mia scrivania è un cesso. Cioè, quasi mi vergogno, ma questa realtà è onestà la nostra. Quindi vi farò vedere, metterò a posto perché è imbarazzante, devo lavorare al computer e non ho spazio. Ho buttato tutto, cioè fa cagare, fa veramente cagare, raga, non la tocco perché dovete vederla così com'è. Ecco qua. Io ho solo questo tavolo, cioè in casa, di spazio mio e basta, è solo questa scrivania, sono solo queste mensole, cioè è solo questo spazio qui, quindi non, oh poverina, non c'è spazio in casa, no, però è per farvi capire, cioè questa è la parte veramente mia della casa, quindi c'è tutto, e in teoria tutto ha un posto, e semplicemente la pigrizia, lo stress, le cose da fare vengono, cioè, come spiegarlo? Allora, in questi giorni sono sopravvissuta nello spostare. Oggi la sito è veramente... Cioè i pantaloni, la sito è veramente critica, che abbiamo veramente un po' di tutto. Tra cui dei calzini.
Vabbè, dai, mi sono tolta prima. Non ho molta voglia. Dai, dai, no. Dai, mettiamo a posto. Vediamo se riesco a farlo in da camera. Il mio problema di quando vado a mettere a posto una cosa è che poi nel mettere a posto quella cosa noto altre cose che vanno messe a posto, allora mi fermo in un altro punto della casa, allora non riesco a continuare. Quindi adesso dovrei veramente mettermi lì e dire ok, faccio solo questo, cioè metto solo a posto le cose della scrivania. Qualsiasi cosa in più che vedo non la tocco. Anche tu, Flo, mi sei bella, bella. Pulisco i miei dispositivi che fanno sempre cacare. Mamma mia. That was disgusting. Vabbè, terrificante. Ovviamente non poteva che essere scarico. Mamma mia, qua sopra è disgustoso. Ovviamente l'iPad è il peggio, male. Sozzo, da fa schifo proprio. Allora, sulla mia scrivania pulita potrò ora cominciare a lavorare. Che dici? I need to get hydrated. Certo che sta registrando. No. Sì, guarda qua. Oh, che angoscia questi uomini, ragazzi. Ok. Dai, oh. Allora. La cosa più difficile fino ad adesso è stata mettere in carica il mio computer. Ecco qua, doppio schermo, questa diventerà una maglietta. Vediamo tra un attimino. Non è che io sia riuscita a fare tutto questo lavoro, ho fame, quindi vado a mangiarmi il mio yogurt con la frutta. Ah, poi sto provando a improve my skills in After Effects. It's a little complicated at the beginning, so I'm not gonna animate today, but I will one day. In realtà con Premiere Pro puoi animare, non bene tanto quanto After Effects. Stasera volevo andare in palestra, ma mio osteopata mi ha detto di non muovermi perché mi ha fatto delle manovre oggi, quindi mi ha detto massimo che puoi fare è andare a fare una bella passeggiata. E quindi questo è quello che farò con i miei due cani. Per il nostro yogurt abbiamo bisogno della Bibbia, perché ancora non ho parlato le quantity. Mi sembra di averla già vissuta questa scena. Oh no! Non ho contenitori! Uffa! Vabbè, metterò in una tazza. Preferivo una ciotolina. I miei cani amano lo yogurt greco. Vieni qua. Di nuovo ce li ho i pantaloni, eh? È che la maglietta it's a giant. Bam, bam, she wanna flip for the gram. Buss her, baby, sobbing who I am. Bravo, Cookie. So she wanna do it all on Caroline. Jenny Bapti. A fare una passeggiata
ho portato me stessa a fare una passeggiata. Quando mi metto gli occhiali non vedo più niente, però se non ho gli occhiali non vedo niente, che c'è il sole che mi acceca, quindi non so che fare. Allora, questo posto dove porto i cani a passeggiare è un po' strano, nel senso che offre delle bellezze molto particolari. Non è bello, però è bello, nel senso che si vedono delle cose in realtà molto, molto fighe, si avvicinano alle montagne, è carino. Di qua, c'è una parte che a me piace moltissimo, che è questa qua, un laghetto artificiale dovuto dagli scavi delle cave di travertino, che è veramente azzurrissimo, penso dovuto alla quantità estrema di minerali. E c'è un odore di timo molto molto buono ed è proprio calpestabile, quindi cioè, ogni volta che cammini c'è questo odore qua fortissimo che è incredibile. Questa è la pianticella. È assurda. Tanto bella Flumi, patata, senti, allora io mi metto qui e aspetto una libellula. Fritellina, salsiccetta vegana e maionese vegana. What else? Simpatica, eh? La family. Non se lo mangio. Prima gli ha preso tutta la testa in bocca. Il cameraman. Ti hanno detto al parco? Al parco nessuno mi deve rompere i coglioni. Una cosa importante. Stavo detto ad Aurora. No! È dimagrita parecchio. Sei bastardo. Come ti senti un'affermazione del genere? Niente. Come non niente. Bisogna dirlo che si tratta delle persone. È una cosa bella, no? Sì, ma. Che ci stai a fare? You never know. Però se non lo sai, che io vado dalla nutrizionista e mi dici, si dimagrita un botto, magari sto soffrendo di depressione e anoressia. Vabbè, infatti te l'ha detto preoccupato, quindi questa vuol dire che è una base che non pensa solo al fatto che sei dimagrita, ma al fatto che magari non stai bene. Se no ti dice, ma ammazza che bello, sei dimagrita, stai meglio. Vabbè, un quindi discorso molto delicato. Certo. Veloce? Questa camera è lenta. Camera lenta. Buona? Ma si può mangiare così, santo cielo? Ogni volta. No! La mia salsiccetta! Hai appena mangiato, amore? Amici, oggi ho raccolto questa natura morta, che si fiori secchi, durante la mia passeggiata, perché adoravo queste cose qui tutte spumose. L'ho messo all'interno di questo, che probabilmente era di un aerosol, tipo il beccuccino di un aerosol. Adesso devo semplicemente trovare il posto in cui metterle, perché questo ce l'avevo qua, magari per il momento lo posso incastrare qua, va bene, ce lo facciamo andare bene, va bene? Meravigliosi! Buonasera a tutti, potrei abbassarmi, vi abbasso, questa luce è terrificante. Facciamo che magari posso accendere quella lì. Io ho appena finito di mangiare, qua è rimasto un cetriolo sul divano. Poi mi vado a lavare la faccia, a struccare tutto. Però prima volevo dedicarmi un pochino a creare il logo per un progetto che io e mio amico stiamo
iniziando e che sarà poi live nel 2024. Non ci sono spoiler in tutto ciò perché è ancora in fase di realizzazione, però è molto molto interessante e secondo me è una cosa molto figa e sono contenta di farla con questa persona perché credo che in due potremmo avere una buona riuscita rispetto a farlo da sola. Quindi niente, devo realizzare il logo e vorrei farlo diventare un po'... Allora, forse abbiamo trovato un nome, nato molto molto spontaneo. In realtà sono contenta di questa cosa perché spesso e volentieri ci si incaponisce su quell'altro e magari si perde un po' la cosa. Invece quando vengono così spontanee, piacciono entrambi subito, secondo me è lì che c'è la filosofia. È strunzato. No, ho qua il mio iPad perché vorrei che fosse scritto a mano, ma non scritto a mano. Scritto a mano che ridà un po' quel savoir faire, quelle cose fatte a mano, non so, è quello che stavo pensando, quindi vediamo se esce fuori qualche cosa. Mamma, lui mi ti ha bagnato tutta la capoccetta. Comincio a schiacciarlo con Procreate perché mi dà più libertà di movimento, di cosa. Dopodiché lo porto in Illustrator e lo faccio diventare un vero e proprio logo. Bello! Quindi nei prossimi minuti, che voi non vedrete, andrò a schiacciare questo logo e a farmi venire qualche idea. Ci vediamo tra un po'. La verità è solo una, che non sono riuscita a fare un cazzo. Continuo a perdere, distrarre. È così, a volte va così e quindi va semplicemente presa coscienza di questa nulla facenza. Ma che mal di testa. Potrei fare la lista delle robe che devo fare domani. Proviamo a farlo, ma beh, io lo dico, ogni volta che io faccio una lista poi non la rispetto. Però proviamoci. Dai signori, la comincio a chiamare da provare a fare. Sono anche se italiano in realtà. Da provare a fare. Non credo sia molto italiano, però vabbè. Portare, pert, veterinari. Lavare, zaino, tingere. Pantaloni, cambiare letto. Devo esportare un piano editoriale per 3 settimane più copie perché sennò impazzisco sto mese e i prossimi. Devo caricare il catalogo online e poi devo chiamare assicurazione, editare video. Facciamo che per il momento va bene, che sennò vado in ansia. Questa è la mia lista per domani. Da provare a fare. Chiamatele così le vostre liste. E tu? Scrivi ancora a mano. E adesso collasso. Comunque niente, è stato un piacere stare qua con voi. Vi auguro una buona notte. Sto collassando. Me ne vado a letto. Cazzo hai detto cosa? Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ci vediamo al prossimo video. C'avevo il burro cacao. Ho sporcato la videocamera. Ah cazzo.